Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, queste significative letture di questo martedì della quarta settimana di Pasqua cadono in una data importante per la storia non soltanto, diciamo, della Chiesa, anche se indirettamente, ma dell'umanità. Oggi, il 5 maggio, il nostro caro poeta Alessandro Manzoni scrisse una bellissima poesia chiamata appunto 5 maggio 1821, che molti sanno essere la data in cui Napoleone Bonaparte, dopo una vita di glorie e di persecuzioni nei confronti della Chiesa, rese l'anima a Dio dal luogo del suo esilio nell'isola di Sant'Elena, sfinito da gravi malattie, dopo che però si riconciliò con quel Dio che tanto aveva perseguitato e con la Chiesa che tanto aveva voluto distruggere. Quindi, dopo la Waterloo, che segnò la fine della sua carriera di grande uomo, di grande condottiero, di padrone di mezzo la terra, ci fu un'altra resa ben più importante di Napoleone, la resa a Dio e alla sua misericordia. Momento in cui Gesù strappò, qui è il caso proprio di dirlo, Gesù non ha detto che nessuno può strappare le sue pecore dalla sua mano. Però invece a Gesù ogni tanto gli riesce di strappare qualche collaboratore del nemico all'ultimo momento e quindi farlo rodere di rabbia, come è successo in questa circostanza. Ecco, già con questo paragone che ho fatto si capisce un pochino l'attinenza con il Vangelo, ma soprattutto vediamo con la prima lettura del fatto di oggi. Le pecore di Gesù, lui dice, possono stare tranquille, nessuno le può strappare dalla mia mano. Evidentemente Gesù si riferisce, perché non ci sono davanti a lui, come dire, figli e figliastri, eletti e reprobi per quanto dipende dalla sua volontà, assolutamente. Però ci sono quelle che sono sue pecore, come lui dice, e quelle che non sono sue pecore, ma l'esserlo o non esserlo dipende dalle libere scelte degli uomini. Gesù sta dicendo: se qualcuno veramente vuole essere mio, si dà a me, si mette dalla mia parte, può succedere ogni finimondo possibile e immaginabile, non sarà strappato dalla mia mano. Napoleone, prima di lui tutti i marasmi della rivoluzione francese, hanno mietuto vittime su vittime, sacerdoti, suore, poveri laici in fila sulla ghigliottina. Sono morti da eroi, ma non sono stati strappati dalla mano di Gesù. Viceversa, come è successo anche a Napoleone, qualcuno, capite, questa è la nostra forza, mentre quando si è veramente pecorelle di Gesù noi non possiamo essere strappati dalla sua mano, viceversa possiamo con Gesù strappare qualche preda dalle grinfie del nemico. Questa è una bella notizia, credo, e ci ricorda anche un'altra cosa, che anche i cosiddetti nemici di Dio, coloro che collaborano con il nemico volontariamente o più spesso forse inconsapevolmente o involontariamente, a noi ci fanno un favore, come fanno un favore al nostro Signore, perché contribuiscono alla nostra santificazione, a renderci più pazienti, a farci offrire qualche penitenza, qualche sofferenza in più, ma non ci possono strappare dalla mano di Lui, se davvero siamo sue pecore. E in questo senso un pensiero anche alla prima lettura e poi concludiamo, no? Abbiamo visto quello che è successo ad Antiochia. Antiochia è il primo posto dove i discepoli di Gesù sono stati chiamati cristiani. Tra l'altro la prima cattedra che San Pietro ha occupato prima di approdare a Roma, il vescovo di Antiochia, il primo è stato proprio San Pietro in persona. Da questa comunità sarebbe uscito il grande Sant'Ignazio di Antiochia, nominato nel canone romano una delle più grandi figure di santità dell'età immediatamente subapostolica, veramente un eroe. Eppure il Vangelo ad Antiochia, come ci è arrivato? Attraverso l'inferno scatenato a seguito della persecuzione di Santo Stefano. E addirittura all'inizio ad Antiochia, come dire, discepoli dispersi, quindi erano scappati,
avevano cominciato a predicare una parola un po' così a umma umma solo ai giudei. Ma alcuni giunti ad Antiochia, cittadini di Cipro e di Cirene, quindi a quei tempi pagani, colti, greci, cominciarono a parlare anche greci. Quindi, da un evento drammatico, il finimondo, il protomartire Stefano, quindi una situazione di tensione, anche di sbigottimento, di sofferenza, di paura all'interno della prima comunità cristiana, guarda che cosa c'è fuori. La prima forma, diciamo così, di grande evangelizzazione ai pagani. Antiochia diventa un posto benedetto, prima la città di Barnaba, poi va pure San Paolo e poi diventa la sede ordinaria di San Pietro, nonché passa alla storia come la città in cui per la prima volta i discepoli di Gesù si chiamano cristiani e avrebbe dato poi natali non soltanto a Sant'Ignazio di Antiochia, una grandissima scuola teologica, la scuola di Antiochia e di Antiochia, che insieme a quella di Alessandria nei primi secoli fece veramente storia nella Chiesa, da un punto di vista di personaggi di statura straordinaria e grandi teologi e grandi padri. Ecco quindi come Dio opera, scornando sempre e comunque l'avversario della nostra salvezza. La cosa importante per noi, quella che dipende anche da noi, è rimanere sempre sue pecore. Quindi prendere in tutto e per tutto lo stile, l'esempio, il modo di fare, la legge, ecco, dell'unico Maestro Signore. Del resto non occorre preoccuparsi. È Maria Santissima, nostra stella del mese di maggio, che ne è la copia perfettissima, non mancherà di istruire per bene e di formare coloro che aspirano a questa altissima vocazione, diventare vere e sante pecorelle di Gesù. Siamo lodati Gesù e Maria.